bentornati a tutti alla puntata numero 9. Io sono sempre Astrale e vi sto portando questo gameplay. Notizia notiziona, nella prossima puntata ci sarà una sorpresa. Bene, continuiamo da dove abbiamo lasciato nella scorsa puntata. Ecco qua. Praticamente siamo arrivati al secondo livello con il personaggio e dobbiamo esplorare meglio la mappa. Oggi faremo questo. Praios, il re degli dei, è il signore della luce, del sole e della verità, dell'ordine, della legge e dell'autorità, cioè di tutto praticamente. I tempi più ricchi e gloriosi di Aventuria sono eretti in suo onore ed il suo simbolo è il grifone. Buono a sapersi, grifone che rimanda anche a altri videogiochi che conosciamo, che conoscete, che conosco, chissà se li conoscete. Bene, prima di andare al Principato di Kosh, esploriamo tutta la mappa. Volendo potrei accelerare parecchio questa parte qui, però mi piace, diciamo, farvi vedere anche un po' la grafica, i personaggi sono ben fatti. Allora, facciamo dei tentativi, botanica, vediamo se riesce a raccogliere. Fallimento, sì, perché botanica è a 4 punti, finché non sale circa a 6 continuerà a rimanere molto difficile da raccogliere la roba. Bene, bene, begli scontri. E non mi lasciate solo, balbetti. Pestiamo i suini giuini. La sincronia dei movimenti. Ah, raccogliamo un po' di roba da vendere. Velocemente. Quindi questa puntata sarà molto di esplorazione. Ah, questi mi ricordo. Guarda, c'è uovo di lucciola, che poi tradotto male è nido sicuramente. E quelle lucciole sono molto dannose perché avvelenano il personaggio. Però siccome la prima mappa è facile, dente velenoso. Bene, muoiono facilmente però. E non danno neanche esperienza, quindi sono solo degli oggetti che... Cosa sono questi mostri? Oh oh. Mettiamo pausa. Gli schifi volanti! Fanno schifo. Insettacci. Rassomigliano a libellule, non a lucciole. Ah, basta aprire un nido e escono tutti questi esserini. Però non ha senso che non diano neanche un punto esperienza. In fondo sono ostili, vabbè. Ah, libellula morta, ecco. E perché chiamano il nido di lucciola? Le libellule giganti sono costantemente affamate e tendono ad agire in sciami. Sono note anche come insetti drago e rappresentano una piaga sia per gli umani che per il bestiame. Beh, insetti drago perché la traduzione in inglese è dragonfly, quindi insetti drago, che senso ha? Uomo morto! Sei un uomo morto! Tiè!
Qua c'è Teofilatto De Leonzi, Goffredo di Buglione, insomma, siamo tutti in squadra oggi. Chiave della ricerca del tesoro, lettera ad un amico. Vediamo, che cosa ho ricevuto? Hai ricevuto oggetti. La chiave di uno scrigno, tanto so dov'è, mi ricordo. Vabbè, questa è la lettera di Ardo, il lasciapassare, nota dei sotterranei del mulino. Questo è un anagramma. Vabbè, ma tanto l'abbiamo superata quella missione, quindi è inutile anagrammare ora. Adesso si tratta di combattere. Ma soprattutto di raccogliere i pungiglioni. Sicuramente sono utili, anzi denti, perché dice dente. Sono utili per realizzare armi, frecce, frecce avvelenate. Allora, vediamo bene, altri nidi. Sono soldi, fondamentalmente, trasformiamo i loro denti in denaro. E da queste parti ci deve essere uno scrigno. Un altro guscio dalla forma ambigua. Gli stecchini volanti. Ma cosa guardi? Raccogli e basta. E sta a guardare. Sì. Allora, ci deve essere uno scrigno nascosto da queste parti. Eccolo là, lo vedete? Ci vuole l'occhio fino per vederlo. Un bug. Trema tutto come una foglia. Coraggio, raccogliamo gli oggetti. Mentre ne raccoglie uno, si gira e ne raccoglie un altro. Praticamente con un'unica piegata ne raccoglie due. Vorrei farlo anch'io. Tre ducati, un tallero, sette reali. Perfetto. Lo scrigno della missione. Quindi avevamo una missione. Fallito niente, chiuso tutti. Allora manca questo, l'esame. Trova la corporazione dei ladri. Allora alcune missioni rimarranno attive anche nelle prossime mappe. Raccogli 10 unibacche. Le unibacche le posso raccogliere soltanto facendo imparare, migliorare l'erborista a Rulana. L'erborista. I cinghiali danno ancora una discreta esperienza, uccisi. Allora, se giocato bene il primo livello, cioè la prima mappa, ti fa arrivare al livello 3 del personaggio. Bene, bene, molto bene. Andiamo avanti. Allora, di qua siamo già andati quando abbiamo liberato il ladruncolo. Allora, conviene andare dall'erborista a far imparare la... anzi, credo che possa migliorarla senza andare dall'erborista, perché già la sa fare, quell'abilità, già ce l'ha. E qui, talento.
Balsami botanica. Allora, per aumentare di livello, cliccando qui, io do tipo 4 punti. Dovrebbe essere sufficiente per raccogliere le piante senza distruggerle. Ora devo trovare i cespuglietti. Qualche cosa segreta, no? Sangue per la mia spada. Oh, sono da solo. A vuoto. E pensare che tutte queste animazioni riassumono l'attacco con i dadi, cioè quando uno tira i dadi. Perciò sono scattose e a turni praticamente. È come se loro stessero tirando i dadi e i risultati sono quelli che escono. Cucù, ogni tanto si sente cucù. Allora, vediamo. Vedete nella mappa qui in alto a sinistra? Escono tutte le piante. Vediamo se riesco a raccogliere. Benissimo! Il gioco mette questa sfida all'inizio per raccogliere le unibacche. Perché nel corso dell'avventura sarà necessario raccogliere piante per creare unguenti. E se si riescono a fare già da subito è più facile. Fallimento, eh. Ci vorrebbero altri 2 punti. Infatti un'abilità che ha 2 punti in più non guasterebbe. Ecco, così siamo sicuri che la maggior parte delle piante che raccogliamo non spariranno. Perfetto. Ah, accidenti. Vabbè, nella prima mappa ce n'è tantissima di roba da raccogliere, quindi... Ripeto, questa è la nona puntata di Drakensang. Se vi siete persi le altre puntate, le potete trovare collegate anche a Vendichiamo questa. quest'uomo! Nelle puntate precedenti abbiamo salvato diversa gente dai pericoli. Abbiamo fatto un party con 3 personaggi. Vediamo un po', qua mi segna della roba da raccogliere, vediamo. Ah, ci sono sempre, ancora lupi ci sono, eh. Avevo disboscato nella puntata 6 il tutto. Beh, un punto esperienza è sempre un punto esperienza. Molto bene. Vediamo un po'. Ancora lupi. Ma quanti ce ne sono? Evidentemente questa zona della mappa non l'avevo esplorata bene ancora. Molto bene.
Tutti pronti. C'è una missione più avanti molto bella. Non vi dico dove, però. Però in città. La zona precisa no, non ve la dico perché chiaramente è una sorpresa. Uccidiamo un po' di lupetti. Poverelli. Restate dietro, attaccati. Bene, dovrebbero essere finiti. Ottima scelta. No, ce ne sono alcuni laggiù, ce n'è uno. L'ho visto dalla mappa. Ce ne sono due, altro che. In tre lisci. Bene, per adesso basta. Esploriamo invece quest'altra zona. I riflessi dell'acqua sono fatti abbastanza bene, essendo un gioco del 2008, quindi si può valutare ancora positivamente. Anche perché i giochi di un tempo, quando li realizzavano, badavano molto più alla sostanza che alla forma, cioè all'immagine. Così i daini possono vivere meglio senza tutti quei lupacci. A proposito, io c'ho un personaggio ladresco, facciamo qualcosa di illecito, di illegale, dai. Salviamo, casomai succede qualcosa di dispiacevole. La la la, rubiamo due soldi. Oh oh, mi ha beccato. Tanto nella prima mappa quasi tutto è concesso, nelle altre succedono guai. Eh sì. Se si ferma. Lo sta seguendo per derubarlo. E quello non si ferma. Ma cammina in eterno. No, dai. Fino al posto del presidio. Boh, senti. Io faccio le cose che ho vicino. Tanto questi sono distratti. Tutto, tutto. Lanugine, non tiene un cacchio. Poveracci. Questo si chiama signor poveracci, perché praticamente non ha nulla addosso. Allora, vediamo un po', ci deve essere qualche cespuglio di, ecco, di roba da raccogliere. Fallimento, Dai, dai, raccogli un po' di piante che le vendiamo. Niente. Allora, andiamo a borseggiare un po' di individui qua. Tu che sei ricco. Oh no.
Oh no! Questi sono furbi. Vediamo. Questo non lo posso derubare perché è in movimento. Però questi due fissi, sì. Ci sono. Bene. E questo qua che ha di buono da raccogliere? Ah, mi ha sgamato. I cavalli non li posso derubare perché non hanno i portafogli e i borsellini. Lascialo a me. Ma si blocca a mezzo agli alberi. Questi sono i punti che vengono utilizzati per raccogliere le pianticine. Cioè sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ha fallito, vabbè. Qua al mulino c'era un cespuglietto di unibacche, che sono quelle della missione, infatti devo passare queste a lui. Me ne servono... Ah, me ne serve una sola. Un'altra e ho vinto, cioè diciamo chiuso la missione. Qua c'è tanta roba da raccogliere. Eccole qua. Niente. Ci sono. Ma mi conviene aumentare ancora di più questa abilità. Con la vendita delle piante si possono ricavare anche dei soldi, oltre a realizzare pozioni qualora ci fosse l'abilità adatta, insomma. Andiamo. Che ne pensate delle partite precedenti? Fatemi sapere qualcosa, perché ho intenzione eventualmente di continuare a portare video di questo gioco. La gara col cervo non si può fare, è troppo veloce. Ecco, qui vicino dovrebbero esserci i cespugli di unibacca. Unibacca perché ti dà una sola bacca, no? Perciò si chiama così, una sola bacca, unibacca. Allora, stavolta no, stavolta aumento l'esperienza, quindi... In questo modo la probabilità sarà più alta. No! Oh! Finalmente! Adesso possiamo completare la missione. Da Bredobento. Buon
Ho trovato le unibacche. Bene. Missione compiuta. Adesso diamoci da fare. Se n'è accorta. Ottimo. Sono riuscito a rubare la roba all'alchimista. Perfino la pozione gli ho rubato. Vedi, qualche missione di questo tipo riesce sempre. Tutta questa gente ignara, così. I dadi. Molto bene. I soldi serviranno molto nelle fasi avanzate del gioco. Ti rubo le spalle perché davanti mi vedi. Ah, mi ha visto. Quello è impossibile da raggiungere. Ragazzi, ho fatto un taglio piuttosto lungo perché mi sono messo a cercare degli oggetti che avevo lasciato in sospeso, in giro, nascosti. E niente, ho attivato una missione che mi ha dato questo Galo Frantric di cercare delle linguine di zigolo di Kosh. Allora, hai trovato il mio pacchetto? Ce l'hai con te? Sì, l'ho trovato. Perfetto, pensavo che non l'avrei più rivisto. Eccoti due talleri d'argento che ti avevo promesso. Però non glielo do per due talleri. Vedi, potrà sembrarti scandaloso, ma non certo ingiusto. Se vedi un'opportunità, coglila al balzo. Io non ne ho. Ragazzo, e adesso prendi questi due talleri d'argento e dammi il tuo pacchetto di linguine di zigolo di Kosh. Non ho intenzione di lasciarti andare così facilmente. Penso proprio che mi terrò il pacchetto. Cosa? Mi stai derubando? Non puoi farlo. Dammi il pacchetto e mi dimenticherò di ciò che hai detto. Questo pacchetto sembra valere molto di più di quanto tu chiedi. Ho cambiato idea. Dammi due ducati o non lo rivedrai mai più. Non essere stupido. Non troverai mai nessuno capace di pagare così tanto. Ti posso offrire 6 talleri d'argento. Ma sei sordo. Sono convinto di quello che ho detto. 2 ducati o niente da fare. Maledizione, sei proprio testardo. Un ducato, questa è la mia ultima offerta. Ragazzi, mi sa tanto che questo pacchetto costi in realtà 20 ducati. Allora, o mi dai 2 ducati o me ne vado. Vedremo. Testardo come un nano? Faresti meglio a dire affamato come un orco? No, vabbè, me ne tengo. Aggiorniamo la missione. Bene. Diciamo che questa mappa è completata. Non c'è più niente da fare. Magari un giro per prendere qualche pianticella, ma fondamentalmente si tratterebbe di racimolare qualche altra monetina di basso valore, insomma, alla fine.
Quindi io vado all'ingresso della mappa successiva, però prima di partire vi saluto perché ve la mostro nella prossima puntata. E prima di partire livellerò anche il personaggio perché ho bisogno di mettergli punti azione dove voglio svilupparlo, insomma. Ecco qua, l'ingresso della nuova mappa al Principato di Kosh. Prima di partire faccio l'ultima scenetta con questo qui, se riesco. Sì, dai che ci riesco. Bene, un ducato. È salvo. Salvataggio rapido e adesso possiamo uscire. Bene, vi attendo nella puntata numero 10, nella prossima che svolgerò, e ci saranno delle novità. Mi raccomando, non perdetela. Ciao a tutti!